aspettare. È normale? Stefano. Mancava dal 19 dicembre, da 100 giorni, Paolo Maldini entra subito in partita con questo intervento risolutivo su Hidetoshi Nakata. Più Parma che Milan nelle battute iniziali. Al sesto Di Vaio ha questa ghiotta occasione, complice l'amnesia di Contra, esce Abbiati e si oppone al tocco ravvicinato dell'attaccante. 14esimo, Bogossian verticalizza ancora per Di Vaio, uno contro uno con Ciamotte, più veloce Di Vaio, entra in area al suo destro, palla in rete, vantaggio Parma, 17esimo gol stagionale per Di Vaio che non segnava dal 24 febbraio, dalla vittoria per 3-2 del Parma a Piacenza. Al quarto d'ora Taffarelli infortunato lascia al suo posto Alfonso De Lucia, 18 anni e 4 mesi al debutto in Serie A. Il Milan si vede al 20esimo, incursione sulla sinistra di Serginio alla 100esima partita ufficiale in rossonero, palla rasoterra in mezzo, Inzaghi arriva con un attimo di ritardo. Ancora Milan al 26esimo, prova José Mari dai 25 metri, destro potente, palla sul fondo di pochissimo. Nel Milan fatica a carburare Contra che al 40esimo viene anche ammonito per questo brutto intervento su Nakata, era diffidato, salterà la sfida contro il Chievo. Con il montaggio di Lino Bernardelli andiamo alla ripresa nel Milan, Pirlo per Serginio e dal piede di Pirlo parte l'azione del pareggio. Suggerimento per José Mari che si destreggia bene in area, cross per la testa di Inzaghi che anticipa De Lucia. Ottavo minuto 1-1, è un Milan diverso anche nel modulo, privo com'è di un centrocampista di sinistra. È una posizione che è questa che Pirlo copre soltanto sporadicamente. Ancora Pirlo, il suo calcio di punizione al 20esimo, colpo di testa di Inzaghi, De Lucia respinge e si ripete su Laursen in campo da 2 minuti per Ciamotte. Rivediamo la doppia prodezza del giovanissimo portiere del Parma. 22esimo, José Mari per Inzaghi, spalle alla porta, il centravanti si gira, conclude ancora la parata di De Lucia. Sensini per Micu e Bogossian per Shukur nel Parma che si rende pericoloso con Di Vaio, punizione respinta da Abbiati. Altra punizione al 33esimo per il Milan, ci si aspetta il traversone per Inzaghi e Laursen, invece Pirlo estrae dal cilindro questa invenzione. 2-1, De Lucia che non arriva sul pallone, primo gol di Andrea Pirlo con la maglia del Milan, è un capolavoro che riproponiamo molto volentieri. 48esimo da Pirlo a Pirlo, ancora lui, pallone delizioso per Inzaghi, controllo, tocco morbido ed è il 3-1, doppietta per il centravanti che non segnava dal 2 dicembre, dal giorno del grave infortunio contro il Chievo.